Cari amici, stiamo andando al Salone Nautico di Genova. Yeah! È la prima volta che ci porto Kiria, quindi speriamo sia bello, speriamo di divertirci un pochino. Speriamo di non cadere in acqua. Non è che affondano le barche, le baghiamo. E cadono dentro al mare. No! Siamo sulla prua dello yacht, sì, è fantastico. Titanic. E volendo uno può mettere una bella coperta qui sopra per far credere a chi sta dormendo sotto che sia sempre notte e lo fai preoccupare a morte. Ah, trollato in barca! Ed ecco a voi il primissimo motoscafo di lusso che vedrà Kiria nella sua vita. Possiamo prenderlo? Guardate tutte le comodità super accessoriate, potete andare lì e mettere i piedi in acqua così almeno gli squali vi azzannano più facilmente e non devono salire. Comunque ci sono anche le scalette per squali, c'è nel caso servisse. Per te gli squali dentro se li vuoi. Questo è comodo per le persone come noi che non adorano così tanto il sole ma che comunque vogliono avere un posticino per stare al riparo in mezzo alle tempeste. Magari fare video su YouTube. E ora si entra. Diteci se non sembra un appartamento di lusso, sì, praticamente. C'è l'aria condizionata, abbiamo i divani, un altro tavolo doppio. Guardate, c'è tipo la moquette, la plancia. È stupendo. È bellissimo. Non ho idea di quanto possa costare. Per il momento lo devo chiedere. Figata delle figate, abbiamo anche questa specie di frigo con le luci blu, stupendo. E poi uno credeva che non ci fosse e invece ci hanno pensato. Abbiamo anche la lavastoviglie, piccina, però quello che serve per evitare di dover lavare i piatti. Abbiamo le piastre di induzione, un forno, il lavandino, anche se non vedo da dove esca l'acqua. Non lo guardo nel sapere. Però c'è l'acqua, quindi acqua magica. Questo è quello, secondo me, cosa, il rubinetto. Quello. Guardate che figata, a scomparsa. Cioè lo puoi usare e esce l'acqua in questo modo. E poi naturalmente andiamo qui davanti dove c'è appunto la plancia. Attenzione sempre ai gradini, che è pieno di gradini qua di sto luogo. C'è il televisore questo qua che guida. E guardate, cioè sembra il sogno di chiunque voglia fare da simulatore di questi giochi. Almeno una volta devo provarlo se non mi vede nessuno. Sto guidando, parto, adesso accelero, vado via. Non mi ferma più nessuno, me ne vado via, parto. No, la parte davvero. E me ne vado via dal porto con questo. Vado in acque internazionali così non mi possono nemmeno arrestare. Cavolo, sembra di essere in un albergo. Come fai a pensare che esista una città qui sotto? Sono stato in camere d'albergo più piccole di questa. È un letto che secondo me è comodo. Poi mi ci siedo anche sopra. Guarda la luce nell'armadio. Dove vedi la luce nell'armadio? Ma neanche negli alberghi a 4 stelle l'ho mai vista la luce nell'armadio, sinceramente. Quella lì diventa la nostra nuova postazione computer. Ci sediamo sul letto, uno vicino all'altro. Ma sì, anche quando c'è wifi ci arriva in mezzo al mare. Certo, se ci mettiamo vicino alla città, certo. Basta non andare troppo lontano. Sottoscala con le coperte, un sottoscala. Andiamo a visitare la stanza degli ospiti o dei figli eventualmente. Abbiamo due lettini singoli, uno vicino all'altro. Li potete anche unire insieme e diventano un letto matrimoniale. Quindi se vi servono due singoli oppure uno unico ce l'avete. Abbiamo qui un altro gabinetto dove c'è anche un altro lavandino. Un'altra stanza. E anche qui come vedete il letto è doppio. Potete scegliere come farlo. E potete allargarlo fino ai lati della stanza. Ed è bello perché comunque sono molto luminose queste stanze, nonostante tutto. E ultra accessoriate. Ed eccoci nella parte superiore dove abbiamo questa specie di sala da pranzo all'aperto, davvero molto bella. E poi possiamo vedere qua per esempio il portavivande e questo che probabilmente è un frigo bar addirittura, e qua che ci vuole stare a prendere il sole. Un concessionario orca miseria è atteso al desk Beneteau. Orca miseria. Ma cosa orca miseria? Mi sembra un nome sensato per una persona. Mamma, sto pilotando! E non ci crederete mai, un lavandino a scomparsa. Anche qui possiamo apprezzare la bellezza di questi grandi vetri panoramici.
E ora scendiamo. Quando voi vedete un'immagine del genere, come fate veramente a pensare siamo all'interno di una barca? Lei sta facendo cose che non dovrebbe fare. Per esempio provare i tasti. Proviamo. Che bello. Sì, adesso parte, andiamo a sbattere contro qualcosa. Allora funziona. Mettiamolo in moto. Via. Suoniamo il clacson. No, è il clacson qui. Non lo so se provare, no. Mi sentirei troppo in colpa. Uno dice magari mi sono appoggiato per sbaglio. No, via. Cosa troveremo? Qui c'è lo specchio, il lavandino e il gabinetto, ma non c'è la doccia. E abbiamo qui un... Un armadiettino. Un armadiettino carino col fatto che devi premere in modo che si blocchi e così eviti che magari se la barca si inclina non succede nessun tipo tanto di problema. Tanto se la barca si è rovesciata, infatti anche quando apri anche con la sicurezza arriva tutto addosso lo stesso. Esattamente. Hai visto qua la stanza, un po' infognata. Dei pannelli nascosti lì, fantastico. Tipo se vuoi dare fuoco a una birch, sai come fare. Ed ecco qui il bagno più grosso con naturalmente la doccia e anche qua la luce dall'alto. E se voi tirate su questo della doccia, sotto si nasconde il gabinetto, ma è tutto scomparso in questi luoghi, è fantastico. Abbiamo anche questo con una fantastica stanza doppia, poi qui abbiamo un salottino, di qua per esempio possiamo avere il bagno. Scusi! E prosegue così il nostro giro nel Salone Nautico di Genova 2016, è stato veramente fantastico, restiamo più appassionati di yacht piuttosto che di barche a vela e guardate qua infatti uno yacht che è leggermente grosso. Cambiamo completamente stile con questo. È giallo, uno fantozzo. Abbiamo anche qua lavandino, piano cottura, super zona di pilotaggio, una doppia stanza, camera da letto, questa qua sicuramente doppia, non si possono riunire. Questa è matrimoniale, qua c'è il gabinetto con una... Oh, che doccia! Non diresti che siamo in uno yacht? Ah, questo è figo. Bagno bello spazioso, gabinettino, bidet. C'è il bidet? C'è il bidet. Lo voglio io da questa qua. Abbiamo trovato finalmente... No, basta, questo yacht non me lo regali per il compleanno. Ora che siamo usciti anche a salire, non scendiamo più. Bellissima la doccia fatta così, secondo me. Abbiamo una bella stanza, molto larga, il cenario in alto. E poi questo qua sembra un salotto di lusso che non ha niente da invidiare a quello che potessi trovare in una suite. L'unica cosa che a me piace meno, e questo lo sai, è il fatto che il parabrezza è pieno di barre verticali che rovinano il panorama. Non vediamo l'ora di avere un amico plurimiliardario che sarà felicissimo di ospitarci nel suo super mega yacht per farci vedere com'è. Dunque affrettatevi nei commenti per farci sapere chi di voi ha uno yacht di almeno una cinquantina di metri di dimensione. Noi speriamo tanto che questo video speciale vi possa essere piaciuto. Come sempre non è mai facile fare i vlog, ma noi ci proviamo. Comunque fateci sapere qual è la vostra barca preferita, qual è la vostra caratteristica che avete apprezzato di più, se vi piacerebbe averne uno e ci vorreste quindi girare come lupi di mare per tutto il mar Mediterraneo chissà dove. Noi quindi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi in questa visita al Salone Nautico, ci rivediamo nel prossimo video con Nietanav. Ciao.